Buongiorno, io sono Maurizio di Italinium. Tu sei? Antonio Lenoci. E oggi parleremo di installazione su ceramica dei pavimenti a posa flottante. Sottotitolo: planarità, fughe e soluzioni. E soluzioni, soprattutto soluzioni. Vai. Parliamo, come abbiamo detto poc'anzi, uno degli argomenti più pregnanti di questi ultimi anni, perché i pavimenti che noi andiamo a proporre sono pavimenti flottanti che, diciamo che per un buon 90% vengono montati su vecchi pavimenti in ceramica. L'Italia è in assoluto la nazione dove la ceramica la fa da padrone, pensiamo, si parla di 2 miliardi di metri quadri di pavimenti in ceramica, dove comunque il pavimento in ceramica deve essere, cioè, posato negli anni 80, negli anni 70, leggermente scalibrati, cose del genere, per cui è una domanda ricorrente, mi chiamano sempre e mi dicono: devo posare su un pavimento in ceramica. Cosa devo fare? Come devo controllare il pavimento? Ah, partiamo dalla planarità, ne abbiamo parlato anche in altri video per quanto riguarda il massetto. La planarità ci deve essere. Se non c'è planarità perché il piastrellista 20 anni fa non ne ha tenuto conto, a quel punto devo ripristinare la planarità. Planarità significa assenza di fughe? No, planarità intendiamo dire una bella verifica. Peraltro vorrei fare un piccolo inciso: in Italia esistono due belle norme italiane, sia per come si montano i pavimenti in legno e le verifiche dei pavimenti in legno, sia di come si posano e le verifiche che devono essere fatti pre-posa per i pavimenti resilienti e HDF. Per cui parliamo della stagia, classica stagia che il posatore conosce, che chi è in cantiere conosce, viene posizionata, stagia da 3 metri, si va a vedere se il pavimento è planare. Se non è planare, cioè se abbiamo una freccia che supera 3 mm, bisogna renderlo planare. Non ci sono scappatoie. Anche perché noi parliamo, prego. Stagia oppure battiscopa rivelatore. È capitata a me un collega, ci hanno chiamato per un pavimento disastroso evidentemente. È vero. Siamo entrati e l'occhio ci è caduto sul battiscopa e il pavimento sotto il battiscopa, che era chiaramente dritto, presentava delle onde impressionanti, quindi già quello, appena il nostro occhio è caduto, il perito che era con noi ha guardato nella stessa direzione e insomma sostanzialmente non è servito a dire altro. Di fatto, molte volte, come scopri che una posa non ha tenuto conto di queste cose, quando vanno a mettere il battiscopa e vedi queste famose pance. Ma soprattutto, quindi se non volete farvi scoprire non mettete il battiscopa. A quel punto sì, dovresti non mettere però il battiscopa. Però sappiate che arriviamo nella stagia, quindi non è che cambia. Oppure, devo dire che per esempio gli americani, molto più furbi, mettono il vasolino. Che io devo dire, quando facevo il posatore negli anni 90 si usava parecchio, c'era il battiscopa e poi questo quarter o vasolinetto, nei pavimenti in legno era normale, si metteva giù, si inchiodava e ti andava a coprire questi dislivelli. Però è diverso, perché lì parlavamo di pavimenti che venivano o incollati o flottanti grossi. Il problema dei nostri pavimenti, che i laminati vanno dai 6 mm a 10-12, ma nei resilienti parliamo di 3,5, 4,5, 5,5. Pensate che se io metto un pavimento di 5,5 mm e ho una freccia di 3, beh, è quasi l'80%, per cui lo scostamento diventa... Stiamo parlando comunque, adesso l'abbiamo buttata chiaramente un attimino sul ridere, di dislivelli importanti, non stiamo parlando del dislivello fisiologico che ci sta o in pavimenti che vanno, che declinano, che può essere che ci siano delle motivazioni che chiaramente... però è planare nel suo declinare, diciamo. No, però il normatore dice chiaramente che sopra i 3 mm devo andare a ripristinare. Però diciamo con piastrelle, che... con scalino piuttosto che... No, invece, qua parliamo di planarità, invece quello che dici tu è un altro argomento molto importante, sono le piastrelle, tra virgolette, scalibrate. Oggi i piastrellisti utilizzano dei sistemi di posa per cui le piastrelle sono tutte a livello. Ma oggi parliamo degli ultimi anni, qua parliamo che in Italia abbiamo milioni e milioni di metri quadri posati prima dell'avvento di questi sistemi di posa. Per cui iniziamo ad avere delle piastrelle che magari hanno 1 mm, 1,2 mm di differenze d'altezza. Beh, qui gioca molto di più in realtà il materassino che è posto sotto il pavimento. Anzi, qui il materassino la fa da padrone. Tant'è che so che voi avete fatto una scelta mirata su un prodotto che ha un materassino da 2 mm proprio perché aiuta tantissimo a evitare le scalibrature. Cioè. Ma questo è una vostra, è stato un vostro buon, come dire, una buona idea di dire cura di avere questo materiale. L'altro problema, che invece è più, è proprio la fuga, la larghezza della fuga.
Cioè, ovvero io ho un pavimento che magari è dritto e tutto, che però ha una fuga larga 5, 7, 8 mm. Qua è l'annoso problema. Devo stuccare o non devo stuccare le fughe? Devo chiuderle o non devo chiudere queste fughe? E qui vorrei dire che mi sono fatto proprio in previsione di questo incontro un bellissimo studio, per cui sono andato a vedermi un po' cosa dicono alcuni produttori, ma sono anche andato a vedermi cosa dice la normativa italiana e soprattutto cosa dicono i due più grandi consorzi di produttori al mondo. Noi abbiamo due grandi consorzi, uno dei pavimenti in laminato, tutti i produttori di laminati, e un altro che è il consorzio dei produttori e distributori dei pavimenti resilienti. E meno male, con qualche i famosi PLF e MMFA. Sì. E c'è qualche differenza, ma tendenzialmente tutti ti dicono che se la fuga da piastrella non supera i 10 mm può essere non stuccata. Cioè, ovvero, se ho una fuga superiore al centimetro devo andare a stuccare questa fuga. Se ho una fuga che arriva fino, diciamo che l'MMFA, per esempio, che è il consorzio dei produttori dei resilienti, SPC, LVT, che potenzialmente sono il prodotto più pericoloso. Più pericoloso, ci dice al massimo 8 mm. Le PLF, invece i laminati, dice fino a 12 mm non ho problemi. Ok? Per cui io, al di là di quello che ogni singolo produttore poi va a scrivere, direi che possiamo seguire questo. Tant'è che la norma italiana relativa va proprio dagli 8 ai 15 mm. Quindi se lo vedo un po' forzato, diciamo che fino a un centimetro possiamo evitare di andare a rasare. Sopra il centimetro dobbiamo rasare. Qui io parlo di larghezza della fuga, non di profondità. È irrilevante la profondità. Perché io potrei avere una fuga di 3 mm, per errore è saltata via lo stucco ed è fuori per diciamo tutto. Che la larghezza è importante, perché la larghezza ti va a indicare la superficie, appunto, non tanto la profondità, ma ti va a indicare più o meno superficie di pavimento flottante che potrebbe essere sottoposta, diciamo, a questa flessione dovuta a quello che c'è sotto. Nella realtà, perché si va a dire di stuccare? Perché potrebbe cadermi esattamente su questa fuga troppo larga, sia la testa delle doghe, ma è anche una questione di piedini di mobili molto pesanti, che il piedino sappiamo che supera normalmente i 15 mm, il centimetro e mezzo a salire, per cui se la fuga per assurdo fosse più larga del piedino, lì vai a cricare. Però quello che mi sento di dire a tutti quanti è: se supero il centimetro devo stuccare. Poi ci sono tantissimi prodotti non invasivi, semplici da utilizzare, per cui da un lato è l'autolivellante. Quando con staggia o con battiscopa ho misurato un dislivello, devo, superati 3 mm, 4, devo andare a rasare e a portare tutto in piano. Tolto quel problema, se la fuga supera il centimetro, devo andare a stuccarla. Poi adesso qualcuno mi dirà, ma 11 mm, 9 mm, vabbè, poi l'occhio di ognuno di noi, a ciò che crede. Grazie per averci dato questi chiarimenti. In effetti posso garantire che a livello di domande la larghezza della fuga è una delle domande che ci viene posta più spesso, in particolare quando ti trovi magari a dover far pose su pavimenti sottostanti che magari sono di cotto piuttosto che con fughe abbastanza importanti. In linea di massima, sulle piastrelle normali, tra virgolette, i problemi non si pongono. Diverso è il discorso se tu hai pavimenti magari da 2 mm e mezzo o quant'altro, che sono estremamente plastici, quelli ti vanno a riportare tutto quanto. Gli attuali pavimenti a posa, diciamo, flottante, o gli SPC o i pavimenti laminato, fastidi non Beh, di fatto tu hai fatto un inciso molto corretto, stiamo parlando di pavimenti supportati, cioè laminato che ha un supporto in HDF, il pavimento resiliente con pannello in SPC. Già se entriamo nel mondo dei 2 mm e mezzo in PVC, o del, che oggi si vede già molto poco, dell'LVT da 5 mm, no, qui bisogna rasare completamente, perché si dice che questi pavimenti hanno l'effetto fantasma, ghost o telegrafico, cioè ti fanno vedere, sono in purezza, ti fanno vedere tutto quello che c'è sotto. È il classico effetto che vedi al centro commerciale quando viene allestito lo spazio dei divani, ad esempio, viene posato un linoleum per terra, però se tu hai l'occhio che ti cade sul problema, che è un po' la nostra maledizione quando parliamo dei prodotti che trattiamo, vedi che alla fine tu hai un linoleum legno che sotto presenta una struttura a piastrelle che è effettivamente quello che c'era sotto. Sì, sì. Sono pavimenti. Quindi onesti. Noi possiamo garantire. Sì, onesti. Fanno vedere tutto quello che c'è. Gli attuali SPC non hanno quel genere di problemi. No, non danno l'effetto chiamato telegrafico, non danno l'effetto fantasma.
l'accortezza di appunto chiudere le fughe sopra un centimetro è un'accortezza tecnica. Ecco, e anche perché bisogna dare dei parametri, ma niente di che. Perfetto. Grazie. Grazie a te, grazie a voi che ci avete concesso la vostra pazienza a seguirci in questa chiacchierata. Vi rimandiamo ai prossimi video dedicati sempre all'argomento, sempre in compagnia di Antonio Lenoci che ci accompagna in questo nostro viaggio. E vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale cliccando sulla campanellina, di farci sapere nei commenti che ne pensate e di porci le vostre domande, chiaramente. Grazie e al prossimo video.